A settembre, subito dopo l'esposizione del tappeto a uncinetto più lungo del mondo, abbiamo iniziato a fare queste piastrelline. Abbiamo realizzato questo primo tappeto in estate come opera prima e poi ci siamo riunite e abbiamo pensato di realizzare qualcosa anche per il Natale con l'albero. Abbiamo lavorato circa in 100 donne all'albero, abbiamo realizzato circa 1300 piastrelle con l'aiuto di tutte le triventine e anche di qualche signora delle regioni vicine. Il motivo per cui abbiamo realizzato l'albero è sicuramente la promozione del territorio che va contro lo spopolamento della nostra regione. Lo spopolamento vuol dire che i nostri paesi moriranno, che le case che i nostri genitori hanno costruito non varranno più niente tra poco. Spopolamento significa che i giovani se ne stanno andando a dare le loro intelligenze altrove. Il Molise è anche un po' la metafora dell'Italia. Sono di Trivenzo e sono andata via a studiare a Roma perché volevo un po' avere delle nuove opportunità che qua magari non vedevo, diciamo. È difficile anche avere dei bambini, è difficile fare delle attività per i bambini, quindi noi siamo costretti magari ad andare fuori per qualsiasi cosa, magari per la piscina, per uno sport. Non è bello, ecco. Alcune contrade non hanno neanche più la scuola, quindi insomma non è molto piacevole questo, anche perché qui non c'è, diciamo, lavoro, quindi magari si va nelle città più vicine. No, penso che sia un'iniziativa molto bella, anche perché è stata fatta per uno scopo benefico. Ed è anche molto bello perché oltre a riunire le persone del paese ha generato anche un flusso di persone esterne, di turisti incuriositi da questa cosa. Bello, bella. Sono venuta per l'albero e sono dell'Abruzzo. Poi anche la beneficenza, perché infatti quando abbiamo realizzato il tappeto abbiamo venduto tutti gli elementi e abbiamo re realizzato una somma che abbiamo donato a famiglie SMA. L'albero non verrà venduto in beneficenza, ma lo useremo per il prossimo evento estivo, che sicuramente sarà finalizzato alla beneficenza. Ah no, il Molise esiste, esiste come? Lo stiamo facendo esistere noi.